Questo era un viaggio nell'amore. C'è un altro grande amore nella mia vita, che è sempre stato la musica. E a un certo punto mi ero messa in testa di questa cosa folle di riportare lo swing nelle radio. Allora ho preso un brano del dopoguerra italiano e abbiamo costruito sopra un arrangiamento. Sapete più o meno cos'è un arrangiamento? In pratica è come fosse un vestito, e come tutti i vestiti segue le mode del momento. Quindi questo brano è nato più o meno tra gli anni 30 e gli anni 40 e suonava così. Solamente devo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che per no. Ora, se fosse nato negli anni 50, secondo voi come avrebbe suonato? Negli anni 60 invece probabilmente avrebbe suonato così. Negli anni 70 invece così. È arrivata una musica un po' di rottura, un po' più cattiva, suonava così. Negli anni 90 invece probabilmente avrebbe suonato così. Anni 2000. Negli anni 2000 bello. Nel 2010 più o meno, 2000, quegli anni lì, insomma, quando io poi... Che era successo nella musica nel 2010? Oppa Gangnam Style, Gangnam Style. Ecco, era proprio in quegli anni che io sognavo di riportare lo swing nelle radio. Ho detto, vabbè, è inutile che seguiamo le mode del momento, facciamola come ci viene. E poi l'hanno messa in radio.